Ci sono ombre che coprono e ombre che nascondono. È come con le nuvole. Ci sono quelle che per un momento coprono il sole di una giornata troppo calda e allora le ombre sono ombre piacevoli che rinfrescano. Però se il sole e le nuvole lo coprono troppo e troppo a lungo, allora le ombre diventano buio, diventano tenebra ed è una cosa che fa paura. Questa è la storia di un'ombra scura, un'ombra nera, che si stende sui principali misteri della nostra storia più recente. Cos'è quell'ombra? C'è qualcuno dietro? Perché a volte le ombre sono soltanto proiezioni di oggetti semplici, che la fantasia di un bambino ha trasformato in un vampiro, in un mostro, in un lupo mannaro, e invece non c'è niente. A volte però i vampiri, i mostri e i lupi mannari ci sono per davvero, e quella è la loro ombra. La nostra storia in IT-81, 17 marzo 1981, alle 9 di mattina. È allora che un gruppo di ufficiali e di militari della Guardia di Finanza di Milano va a bussare agli uffici di una fabbrica di abbigliamento che sta a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo. Mentre nello stesso tempo altri ufficiali e altri militari stanno facendo la stessa cosa in un'azienda di Frosinone, ad una suite dell'hotel Excelsior di Roma e in una villa che sta sempre vicino ad Arezzo e che si chiama Villa Vanda. I finanzieri hanno in mano un mandato di perquisizione firmato da due sostituti procuratori di Milano, Giuliano Turone e Gerardo Colombo. Nel 1981 Giuliano Turone ed io eravamo entrambi giudici istruttori a Milano, stavamo investigando da qualche tempo su una serie di fatti che coinvolgevano direttamente o indirettamente Michele Sindona. Michele Sindona è un uomo d'affari siciliano. È il proprietario di una banca che sta al centro di un'intricata vicenda di riciclaggio e finanziamenti occulti, che vede coinvolti, oltre a parte della politica e della finanza italiana, anche Cosa Nostra, il Vaticano e i servizi segreti di altri paesi. La Procura di Milano sta indagando sul caso Sindona e su due episodi in particolare. Uno è l'omicidio di un avvocato, un uomo per bene, un eroe borghese, che si chiama Giorgio Ambrosoli e che era stato incaricato dalla Banca d'Italia di fare chiarezza sugli affari della banca di Michele Sindona, che lo fa uccidere nel luglio del 1979. L'altro episodio è un finto rapimento. Nell'agosto del 1979 Michele Sindona, pressato dalla magistratura italiana e da quella americana, finge di farsi rapire da un sedicente gruppo terrorista. Sparisce da New York e va in Sicilia a cercare aiuto, ospite di Cosa Nostra. Ritorna a New York due mesi dopo, con una ferita di pistola alla gamba che si è fatto fare per dare più consistenza all'ipotesi del rapimento, al quale, praticamente, non crede nessuno. La Procura di Milano affida l'inchiesta ai sostituti procuratori Turone e Colombo, che si imbattono spesso in uno strano personaggio, un imprenditore di Arezzo che si chiama Licio Gelli. Michele Sindona, per dimostrare alla magistratura americana di essere una brava persona perseguitata dai comunisti, si fa scrivere una serie di affidavit, lettere di stima firmate da persone molto importanti. Una di queste l'ha scritta Licio Gelli. E poi c'è un'altra cosa.
A sparare a Michele Sindona quel colpo nella gamba, quando stava in Sicilia, è stato un medico italo-americano che si chiama Joseph Miceli Crimi. I magistrati gli trovano un biglietto del treno Palermo-Arezzo che risale proprio ai giorni del finto rapimento. Perché è andato fino ad Arezzo il dottor Miceli Crimi? Perché là ci sta il suo dentista, risponde lui, ma non gli crede nessuno. Perché ad Arezzo ci sta anche un'altra persona. Ad Arezzo c'è Licio Gelli. Così i sostituti procuratori Turone e Colombo raccolgono tutti gli indirizzi che fanno capo a Licio Gelli e mandano la Guardia di Finanza con un mandato di perquisizione. Ci siamo rivolti alla Guardia di Finanza prendendo una serie di precauzioni. Sa che le perquisizioni sono degli atti a sorpresa, è necessario che soprattutto il destinatario non sappia, no? Che si procederà alla ricerca di documenti, in questo caso, che possono avere interesse, perché sennò il rischio è che questi documenti... Allora abbiamo dato delle disposizioni molto precise e molto vincolanti alla Guardia di Finanza. Non dovevano prendere contatto con nessuno e dovevano, come se dovessero apparire improvvisamente sui luoghi in cui le perquisizioni dovevano essere eseguite. A coordinare l'operazione c'è il colonnello Vincenzo Bianchi, che comanda il nucleo di polizia tributaria di Milano. All'azienda di Frosinone e all'hotel Excelsior i finanzieri non trovano niente. L'azienda è un vecchio indirizzo e l'hotel affittava soltanto una suite a Licio Gelli quando doveva incontrare qualcuno a Roma. Villa Wanda è una grande villa che sta sulla collina di Santa Maria delle Grazie, sopra ad Arezzo. I finanzieri del colonnello Bianchi non trovano Licio Gelli, ma trovano il custode che gli apre soltanto dopo aver parlato con la figlia di Gelli e il suo avvocato. Anche lì la perquisizione non trova niente di particolarmente importante. Alla ditta di abbigliamento di Castiglion Fibocchi, che si chiama Giole, invece, le cose vanno molto diversamente. Turone e io avevamo gli uffici molto vicini, eravamo quasi dirimpettai. Gli uffici davano sullo stesso corridoio dell'ufficio istruzione e cominciano ad arrivare le telefonate delle persone che stanno eseguendo la perquisizione. Anzi, un frenetico intrecciarsi di telefonate, perché i militari della Guardia di Finanza che stavano operando avevano bisogno continuamente di istruzioni. E allora era un andirivieni non soltanto per quel che riguarda le conversazioni telefoniche, ma anche per quel che riguarda le nostre persone tra gli uffici mio e quello di Giuliano Turone. È risultato da questi contatti che delle cose venivano trovate. Mi sembra che ci fosse una valigia, c'era una cassaforte, non si riusciva a trovare la chiave di questa cassaforte. Alla ditta di Castiglion Fibocchi c'è la segretaria di Licio Gelli, che dice di non avere le chiavi dei cassetti della scrivania, della cassaforte e di una grossa valigia che sta nell'ufficio. Ad un certo punto, mentre i finanzieri stanno perquisendo il suo ufficio, Licio Gelli telefona alla sua segretaria. Le dice di dargli del tu e di fingere che sia suo padre e le chiede notizie della perquisizione. Sembra molto preoccupato, così le dice di trovare una scusa e di uscire per poter parlare senza che i finanzieri la ascoltino. Non sa che la conversazione è intercettata. Così, quando la segretaria chiede di uscire, i finanzieri le fanno aprire la borsetta e trovano anche la chiave della cassaforte. Nella cassaforte ci sono alcune copie di un lungo elenco di nomi. Nella valigia invece ci sono tanti altri documenti. Strani documenti, documenti importanti, documenti scottanti.
E anche i nomi che stanno sull'elenco, anche quelli, sono molto importanti. Il colonnello Bianchi e i suoi finanzieri cominciano a capire perché quella perquisizione sia stata fatta così in fretta e soprattutto così in segreto, senza dire niente a nessuno, neanche ai superiori. Mentre stanno compiendo la perquisizione, infatti, il colonnello Bianchi riceve una telefonata. Il colonnello Bianchi ricevette una telefonata dal comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Giannini, che gli disse per telefono: guarda che troverai degli elenchi e in quegli elenchi ci sono anch'io. Cosa sono quei documenti? Sono elenchi, registri, fascicoli che riguardano una loggia massonica coperta, cioè riservata, non pubblica. Qualcuno dirà poi segreta. Tra i documenti sequestrati c'è l'organigramma della loggia, la sua suddivisione in 17 sottogruppi, c'è l'elenco degli iscritti, ci sono i pagamenti delle quote associative e ci sono anche gli originali delle richieste di iscrizione. Ci sono anche 30 buste chiuse, sigillate, con la firma di Licio Gelli. La loggia massonica coperta, che si trova nei documenti sequestrati a Castiglion Fibocchi, si chiama Propaganda 2, P2. Noi riceviamo queste carte e la prima preoccupazione che abbiamo è quella di riuscire a mantenerle, a fare in modo che da una parte le carte non vengano sottratte e che non vengano nemmeno inquinate. Allora cosa facciamo? In primo luogo fotocopiamo. Di fotocopiatrici all'ufficio istruzione ce n'erano forse due o tre, erano degli strumenti rari, non si poteva fotocopiare tutto immediatamente. Fotocopiamo le carte che riteniamo avere un maggior peso sotto il profilo probatorio, sotto il profilo processuale. E queste carte, queste fotocopie, mi pare che ne abbiamo fatte due, una duplice serie di fotocopie, una delle quali è stata sicuramente celata in un fascicolo che riguardava un'indagine relativa a un gruppo terroristico. Poi mi pare che una di questa serie di fotocopie l'abbia conservata io nel mio armadio blindato, mentre gli originali li abbiamo messi nella cassaforte che stava nell'ufficio di Giuliano Turroni. Perché tutta questa segretezza? Perché tutta questa paura? Perché appena mettono le mani sui documenti sequestrati, i sostituti procuratori, Turone e Colombo, si rendono subito conto della loro importanza. Il materiale era veramente un materiale, io direi, sorprendente. Era sorprendente l'organizzazione, quello relativo all'organizzazione, come era sorprendente quello relativo alle buste, quello contenuto nelle buste. Tra i fascicoli sigillati ci sono molti riferimenti ad alcuni dei misteri che hanno gettato la loro ombra sulla vita politica, economica e anche criminale del nostro paese. E molti di questi sono notizie di reato. Ma soprattutto quei documenti sono esplosivi per un altro motivo, per i nomi che si trovano in quegli elenchi. Sono 962 nomi, in cui figurano, tra gli altri, tre ministri, 67 uomini politici, di cui 44 parlamentari, 52 dirigenti ministeriali, 208 ufficiali delle forze armate e dei carabinieri, 18 alti magistrati, 49 banchieri, 120 imprenditori e 27 giornalisti. Praticamente, tra esponenti di governo, della politica, dell'economia, delle istituzioni e anche della società civile, gli elenchi disegnano l'ossatura di un vero e proprio Stato nello Stato. È una cosa grossa, troppo grossa per riguardare soltanto un'inchiesta giudiziaria. Di una cosa del genere deve essere investita anche la politica, perché sono la stessa sicurezza e la stabilità dello Stato ad essere messe in discussione, anche soltanto da una fuga di notizie incontrollata. Così i sostituti procuratori, Turone e Colombo, cercano di parlare con il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che però in quel momento non è in Italia. E allora, il 25 marzo, vanno a parlare con il Presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani.
A ricevervi a Palazzo Chigi c'è il capo di gabinetto di Forlani, il prefetto Mario Semprini. E qui c'è un primo momento di imbarazzo, perché anche il prefetto è negli elenchi della P2, tessera 1637. Poi il prefetto Semprini introduce i due magistrati al presidente del Consiglio. C'è stato un procedere di questo incontro in cui la mia impressione è che l'onorevole Forlani sminuisse o cercasse di sminuire l'importanza del ritrovamento, proponendo, prospettando che magari le carte non fossero autentiche, che fossero dei falsi, che fosse una montatura e via dicendo. Fino a quando ci è venuto in mente, tra le carte che avevamo portato c'era anche la fotocopia della domanda di iscrizione autografa del ministro della giustizia dell'epoca. Il ministro è il guardasigilli, è colui che controfirma gli atti del governo. E allora ci è venuto in mente di suggerire a Forlani di confrontare la firma che compariva sulla domanda di iscrizione con una firma dell'onorevole Sarti, che comparisse su qualsiasi atto del governo. E Forlani è andato a cercare, è tornato con qualche cosa di firmato da Sarti, dicendo, perché prima ha guardato la domanda, ci ha detto, ma non mi sembra proprio, vi assomiglia un pochino, ma non mi sembra che sia la sua firma. E poi, quando ha fatto la comparazione, ha guardato contemporaneamente la firma sulla domanda e la firma sull'atto del governo, progressivamente ha così riconosciuto che le firme erano proprio, sembravano vergate dalla stessa mano. E però ha detto, ma questa è una fotocopia. E noi abbiamo detto, sì, però in ufficio abbiamo l'originale. E a quel punto ha convenuto che il materiale era un materiale credibile. Che si fa con quelle carte? Renderle pubbliche? Tenerle nascoste? C'è un'inchiesta della magistratura e se salta fuori che la politica ha nascosto carte così importanti è un guaio. Allo stesso tempo, se il contenuto delle carte viene pubblicato, scoppia uno scandalo di proporzioni colossali. Il Presidente del Consiglio rimane nel dubbio per parecchio tempo, almeno 2 mesi. Intanto però le notizie cominciano a trapelare. Già subito dopo il sequestro dei documenti, qualcosa era arrivato alla stampa. Poi, il 21 marzo, il quotidiano Il Giornale, diretto da Indro Montanelli, parla dell'operazione dei magistrati milanesi. E il 24 aprile è lo stesso Licio Gelli a farsi intervistare dal quotidiano Il Tempo per consigliare al presidente Forlani di non rendere pubblico il contenuto delle liste, perché potrebbero esserci ripercussioni a livello internazionale. Il giornalista che intervista Licio Gelli, Franco Salomone, è anche lui iscritto alla P2. Tessera numero 1911. Pressato dalle interrogazioni parlamentari, dall'opinione pubblica e dalla stampa, il 20 maggio del 1981 il presidente del Consiglio Arnaldo Forlani decide la pubblicazione degli elenchi della P2. Fu molto emozionante il pomeriggio al giornale quando cominciarono a circolare le voci che il governo avrebbe reso noto le liste trovate da Gelli, cioè le liste degli iscritti alla P2, nomi, cognomi, incarichi. E naturalmente fummo mobilitati in 3 o 4 e subito ci precipitammo a Palazzo San Macuto a cercare di capire come stavano le cose. Si capì subito che la cosa era clamorosa, perché c'erano generali, ammiragli, prefetti, uomini dei servizi segreti, e quindi la cosa era enorme, si sviluppava in modo clamoroso. E quindi fu un lavoro dal pomeriggio alla tutta la notte e la mattina dopo di centellinare nome per nome per capire e chiarire. Il giorno dopo la lista appare su tutti gli organi di stampa e scoppia lo scandalo. Clamorose ripercussioni dopo la pubblicazione dei nomi di 962 presunti appartenenti alla loggia P2, ritenuta un segreto e potente centro di potere
politico e finanziario. Si sono riunite le direzioni di vari partiti. Pertini ha ricevuto il presidente del Consiglio Forlani. È stato il presidente del Consiglio stanotte a decidere la pubblicazione dei nomi dopo il via avuto dalla magistratura milanese. Lo scandalo degli scandali è scoppiato. La loggia di Diciogelli con l'elenco dei presunti iscritti è finalmente sulle prime pagine dei giornali. Le denunzie, che prima erano nascoste fra le righe, sono diventate dei titoloni. Ci si interroga naturalmente, come già vi dicevo, sui riflessi politici e di governo. Longo dice che fare oggi una crisi di governo dimostrerebbe l'assoluta incapacità delle forze politiche a difendere lo Stato di diritto. Per i comunisti, afferma Pajetta, non si deve chiedere un terremoto generale, ma che ciascuno paghi per ciò che ha commesso. È anche una questione politica per il governo e per lo Stato. Le dimissioni di Cicchitto, aggiunge ancora Pajetta, provano che i partiti si possono riformare dal loro interno. Ma dalla situazione eccezionale del momento non si esce con un semplice rimpasto, dice il liberale Zanone, il quale chiede che la verifica avvenga subito. Craxi ha avuto oggi un lungo colloquio con il capo dello Stato Pertini e Lombardi, altro leader socialista, afferma che c'è la necessità non di occasionare una risposta politica precisa. Accusato di aver tenuto nascosto l'elenco della P2 per tutto quel tempo, il presidente del Consiglio, Arnaldo Forlani, è costretto a dimettersi. Anche perché nella lista figurano 5 sottosegretari del suo governo e ben 3 ministri. Il ministro Enrico Manca del commercio estero, il ministro Franco Foschi del lavoro e il ministro Adolfo Sarti di Grazia e Giustizia. Alcuni iscritti, come il deputato socialista Fabrizio Cicchitto, ammetteranno presto la loro appartenenza alla loggia. Altri lo faranno solo più tardi e altri ancora continueranno a negare fino in fondo. Onorevole Longo, lei ha smentito, ma come mai il suo nome è finito in questa lista? Guardi, si può immaginare quante volte mi sono posto io stesso in questi giorni questo interrogativo. Arrivo alla conclusione che l'unico modo per tentare di colpirmi, non potendo scriversi o trovarsi alcunché sulla mia persona, potesse essere quello e sia stato quello di inserirmi nella lista. Facciamo chiarezza anche sulla P2, anche se è la centesima volta che tento di farlo. Vabbè, è la prima volta in Rai. Allora, però. Mi consenta. La prima volta. Mi consenta di dire, ho ripetuto 100 volte che quell'iscrizione alla P2 fu dovuta all'insistenza di un caro amico. Ok, questo l'ha già detto. Ho ripetuto che mi fu mandata una tessera. Sì, no, ma io non ho chiesto questo, però. Che apportava la dicitura di apprendista muratore. Sì. La ricevetti al tavolo delle riunioni con tutti i miei più importanti dirigenti. Ci ridemmo sopra, vabbè. Ho dei testimoni, mi consenta anche, che non possono essere ritenuti di parte, come per esempio il capo ufficio stampa che allora lavorava da me, di De Benedetti. Io ero il primo costruttore di case, il dottor Vittorio Moccagatta, il primo costruttore di case in Italia, a vedermi dare muratore la qualifica le sembrava una bella cosa. Apprendista muratore. Cioè non sapeva cos'era la massoneria. Chiamai la segretaria e rinviai la tessera al mittente. Cioè non sapeva cos'era. Ecco, mi consenta, credo che sia abietto continuare a tirare fuori una vicenda non solo per me. No, ma non lei. Io sto parlando degli avversari politici che usano questa cosa contro di me o contro altri. Qualcuno, come l'ex presidente della RAI Enrico Manca o l'onorevole Publio Fiori, per esempio, nonostante la sua presenza nelle liste, vedrà approvata anche in sede giudiziaria la sua estraneità alla P2. La commissione parlamentare d'inchiesta che si occuperà della P2 ritiene le liste autentiche e attendibili. In ogni caso, il loro contenuto è davvero inquietante. Nella lista ci sono tutti i vertici dei servizi segreti italiani. Il generale Giuseppe Santovito, che comanda il SISMI, il generale Giulio Grassini, che comanda il SISDE, e Walter Pelosi, che comanda il CESIS, che dovrebbe controllare l'attività dei servizi. C'è il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giovanni Torrisi, e c'è anche il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Orazio Giannini, quello che telefona al colonnello Bianchi durante la sua perquisizione a Castiglion Fibocchi. 12 generali dei carabinieri, 5 della Guardia di Finanza, 22 generali dell'esercito, 4 dell'aeronautica e 8 ammiragli.
ci sono importanti esponenti della stampa. Il direttore del GR2 Gustavo Selva, tessera 1814. Giornalisti e scrittori come Roberto Gervaso, tessera 1813. Ci sono 10 dirigenti della RAI e anche esponenti del mondo dello spettacolo, come l'imitatore Alighiero Noschese, tessera 1778. Il conduttore Fabrizio Trecca, tessera 1748. E anche il cantante Claudio Villa. E ci sono esponenti del mondo dell'economia e della finanza, come il banchiere Umberto Ortolani, tessera 1622, e l'imprenditore Silvio Berlusconi, tessera 1816. Del dossier fa parte un libro mastro con le attestazioni di pagamento delle quote. Alcune ricevute sono intestate a personaggi che hanno smentito seccamente ogni loro rapporto con la loggia P2. L'importo è generalmente di 100.000 lire ad iscritto. E ne sono intestatari, tra gli altri, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il segretario socialdemocratico, alcuni deputati e giornalisti, l'industriale Berlusconi. Ma ci sono anche personaggi che figurano spesso nei piani. Come i generali Vito Miceli, tessera 1605, il generale Gianadelio Maletti, tessera 1610, il capitano Antonio Labruna, tessera 1613, i banchieri Michele Sindona, tessera 1612, Roberto Calvi, tessera 1624. Personaggi di cui abbiamo già parlato tante volte e di cui parleremo ancora tra poco. La notizia fu una notizia sconvolgente, fu all'inizio una notizia che anche spaventò molti, tutti andavano a vedere chi c'era e chi non c'era negli elenchi, e naturalmente una notizia che ad alcuni di noi sembrò importantissima, perché nelle vicende gravissime della politica italiana, soprattutto lo stragismo, qualche cosa di nascosto, di malato, di violento che dominava la politica italiana, avevamo sempre avuto l'impressione che ci fossero dei santuari, qualcosa che stava dietro, e quando venne fuori che c'era questo elenco nel quale erano presenti anche uomini politici, militari di alto grado, uomini della finanza e dell'economia importanti, la prima cosa era di capire, ecco, è chiaro, finalmente abbiamo messo le mani su un nucleo marcio della vita politica, sociale, economica del paese. Nella lista, col numero di tessera 1711, figura anche il nome del capo della loggia, Licio Gelli, Arezzo, qualifica venerabile della loggia. Chi è Licio Gelli? Volontario nella guerra di Spagna a 17 anni, funzionario del partito fascista di Pistoia, gerarca fascista a poco più di 20 anni. Licio Gelli fa una strana carriera, molto rapida e molto contraddittoria. A Pistoia, per esempio, è responsabile dei GUF, i giovani fascisti universitari, anche se ha soltanto la licenza elementare. Nel 1943, quando i tedeschi occupano l'Italia dopo l'armistizio con gli alleati dell'8 settembre, Gelli diventa ufficiale di collegamento tra le autorità della Repubblica Sociale Italiana e le SS tedesche, prendendo il grado di Oberleutnant, sottotenente. Coinvolto nelle azioni della Brigata Autonoma Ettore Muti, una delle formazioni più dure nella lotta contro la Resistenza, appena comincia a capire che la guerra andrà a finire male, Licio Gelli comincia a collaborare con i partigiani della zona di Pistoia. Aiuta i partigiani ad entrare in un magazzino e ad impadronirsi di armi e viveri, e poi li aiuta ad entrare in una fortezza e a liberare altri partigiani detenuti. E quando arrivano gli americani, aiuta anche loro. Prende contatto con il controspionaggio americano di James Angleton, che poi diventerà l'OSS e infine la CIA. Più tardi collabora anche con i servizi segreti italiani e con i carabinieri, a cui fornisce un elenco di fascisti e collaboratori dei tedeschi. I partigiani e le autorità dell'Italia liberata cercano di punirlo o di processarlo per la sua attività con la Repubblica Sociale Italiana. Ma c'è sempre qualcosa, un ordine, una lettera, un suggerimento, da parte di un'autorità superiore che lo salva.
Quando la guerra finisce, Licio Gelli ha 28 anni. Per un po' fa il commerciante ambulante a Pistoia, poi apre una libreria e poi diventa collaboratore di due onorevoli democristiani, due parlamentari che fanno parte della corrente di Giulio Andreotti. Nel 1952 va a Frosinone, dove diventa direttore dello stabilimento che la Permaflex di Pistoia ha aperto da quelle parti. All'inaugurazione dello stabilimento ci sono un cardinale e due ministri, il ministro per il Mezzogiorno Edgardo Lami Starnuti e il ministro per la Difesa Giulio Andreotti. Nel 1967 Licio Gelli lascia la Permaflex e fonda una ditta di confezioni, la Giole, assieme a quello che resta della ditta Lebole, e compra una villa, una bella villa di tre piani costruita dalla fine dell'Ottocento sulla collina di Santa Maria delle Grazie, da cui si vede tutta Arezzo, che in onore della moglie chiama Villa Banda. Ci passa tanta gente da quella villa. Ci passa gente importante, come il generale dei carabinieri Giovan Battista Palum, 172, e il capo del SIFAR, il servizio segreto di allora, il generale Giovanni Allavena, tessera numero 1615. Ci passa anche il presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat. Molte amicizie, molte conoscenze e molte relazioni, il signor Gelli, molti contatti. Giorgio Pisanò, giornalista e onorevole del Movimento Sociale Italiano e membro della commissione parlamentare che poi si occuperà della P2, ne dà una definizione molto chiara e molto precisa. L'uomo che collega tutti. Nel frattempo Licio Gelli è diventato massone. Un personaggio inquietante che mai avrebbe dovuto entrare in massoneria, perché la sua storia non è la storia dei liberi muratori. La storia dei liberi muratori è una storia di democrazia, di libertà, di dialogo, di costruire per il bene dell'umanità. La massoneria moderna nasce in Inghilterra all'inizio del Settecento e si diffonde presto in Europa e nel Nord America, passando attraverso scissioni e riappacificazioni. È una confraternita di iniziati, un'associazione che dichiara come suo scopo il perfezionamento dell'individuo e dell'umanità. La struttura organizzativa è formata da nuclei su base territoriale, composti da almeno 7 confratelli, che si chiamano logge. Nella massoneria ci sono 33 gradi, apprendista muratore, compagno d'arte, maestro e così via. A capo di una loggia c'è un maestro venerabile. A capo della massoneria c'è il gran maestro, eletto da tutti i venerabili del paese, più gli altri confratelli aventi diritto, riuniti in una specie di parlamento che si chiama Gran Loggia. Il rituale della massoneria, una simbologia di tipo esoterico, la segretezza sui riti e a volte anche sui membri, hanno alimentato alcune leggende che sicuramente vanno oltre la profondità e la complessità della sua natura. In Italia ci sono due grandi famiglie che raggruppano le logge massoniche. Quella del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani, che conta circa 18.000 affiliati, e quella della Gran Loggia di Piazza del Gesù, che ne conta circa 8.000 e che poi si riuniranno. Ci sono poi anche altri raggruppamenti, come per esempio la Gran Loggia Regolare. Con le leggi speciali del 1926 il fascismo proibisce la libertà di stampa e di associazione, mettendo fuori legge assieme ai partiti politici anche tutte le altre forme di aggregazione. La massoneria, poi, oltre a professare principi che dovrebbero essere contrari all'ideologia fascista, rappresenta anche una concentrazione di potere alternativo che in un regime non è sicuramente ben vista. Si arriva alla Seconda Guerra Mondiale, il fascismo cade e
In Italia si comincia a verificare la rinascita della massoneria. Tutto questo coincide con l'arrivo degli americani, i quali non soltanto avevano usato anche società come la mafia per penetrare in Italia, ma si sono serviti gli americani anche dei massoni e delle logge massoniche. È chiaro che la massoneria di allora era allo sbando, non esistevano logge, esistevano soltanto vecchi massoni che all'arrivo degli americani si presentavano con i loro grembiuli, si chiamavano fratelli e così a poco, sempre con l'aiuto degli americani, hanno cominciato a ricostituire le logge. All'interno del Grande Oriente di Palazzo Giustiniani, ma anche in altri raggruppamenti, è possibile creare una loggia coperta, cioè riservata, non pubblica. È una loggia slegata dalle logiche territoriali, i cui componenti direttamente dal Gran Maestro, all'orecchio si dice, o sulla spada. Perché alcuni iniziati rivestono cariche così importanti da imporre riservatezza, anche nei confronti di alcuni confratelli che potrebbero mettersi a chiedere troppi favori, fratelli arrampicatori, li chiama la stessa massoneria. La segretezza poi si rende necessaria durante il fascismo, che proibisce la libertà di associazione e perseguita direttamente la massoneria. La massoneria nel Settecento, diciamo anche per tanti anni, nell'Ottocento e durante il fascismo, è stata sicuramente una società segreta, ma era una necessità organizzativa per non finire sulla forca o in carcere. Se noi andiamo durante il periodo fascista, tutti i partiti antifascisti vivevano nella clandestinità. Quindi non confondiamo un modulo organizzativo dettato dai tempi con quello che invece è un modulo di vita. Questo. La riservatezza è un'altra cosa. Questo tipo di loggia coperta si chiama propaganda. Propaganda 1, nel caso di quella nata dopo l'Unità d'Italia. Nuove spighe per una colazione semplice e morbida. Nuove spighe Mulino Bianco, il piacere di mangiare sano. Irriverente, vitale, poetico. Panorama presenta Pedro Almodóvar. Tutti i suoi successi in una collezione imperdibile. In edicola, Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Mutti, che polpa. Polpa di pomodoro Mutti. Mai vista una polpa così. E da oggi la vedrete anche così. Piccolo formato, grande polpa. Lungo il viaggio che porta ad Itaca, non affrettarti. Meglio che duri anni. Arriverai all'isola saggio e ricco di ciò che la via ti ha regalato. Ed Itaca ti accoglierà non con ricchezze, ma con tutte le emozioni che hai vissuto. Mi scusi? Forse siamo andati troppo in là con il test drive. Nuova Seat Exeo ST. Ogni emozione è un viaggio. Autoemozione. Vieni a scoprire la gamma Exeo il 3 e 4 ottobre nelle concessionarie Seat. Scusi, che ora è? È l'ora di tornare su Rai 3. Perché è un po' la nostra cifra stilistica. Un programma di elevato contenuto intellettuale. Ma lo ridete, ma anche voi. O il trio più famoso del cinema italiano. Perché siamo un po' meno cretini di questa sera. Stai tranquillo, non è la tua ora. Ma perché sei così infingardo? Fabio Fazio presenta Che tempo che fa. C'è dell'ottimismo in giro? Sì, su Rai 3, sabato e domenica alle 20:10. Quando il progetto è nato 18 anni fa, la TAV doveva costare 15 miliardi di euro e il 60% dei soldi dell'alta velocità l'avrebbero dovuto mettere i privati.
Oggi scopriamo che la TAV la paga tutta lo Stato e che finora è costata 32 miliardi di euro, più del doppio del preventivato. E non è ancora finita. Come mai? A presa diretta, La Stangata. Domenica, ore 21:30, Rai 3. Ecco, la P2 è una loggia così, slegata dalle logiche territoriali e coperta. La sua sede principale e quelle che successivamente acquisisce non hanno sulla porta un cartello con sopra scritto Loggia Propaganda 2, ma Centro Studi di Storia Contemporanea. La P2 nasce nel dopoguerra, come ripresa di quell'antica loggia Propaganda 1. Ma assume caratteristiche molto particolari quando ad occuparsene arriva un signore che si chiama Licio Gelli. Licio Gelli entra nella massoneria nel 1963. All'inizio la sua domanda resta sospesa per un po' di tempo, perché ad alcuni massoni non va giù il suo passato fascista. Poi però viene accettato e da quel momento, come al solito, fa una carriera velocissima. Nel 1967 il gran maestro di allora, Giordano Gamberini, lo promuove direttamente da apprendista muratore a maestro e lo inserisce d'ufficio nella loggia Propaganda, affidandogli incarichi speciali all'interno della massoneria. Nel 1970 il maestro successivo, Lino Salvini, gli affida l'incarico di riorganizzare la loggia Propaganda 2, che assume addirittura il nome di Raggruppamento Gelli P2. Licio Gelli lo fa. Riorganizza la sua loggia cercando molti adepti nel campo della politica, della stampa, dell'economia, dell'amministrazione pubblica, della magistratura e soprattutto delle forze armate. C'è un mondo che Licio Gelli conosce molto bene ed è quello dei servizi segreti, che praticamente entrano in massa nella sua loggia, trasformandola in una specie di super loggia coperta, molto coperta, che riunisce una sorta di elite della società del nostro paese. Ma la P2 non resta soltanto in Italia. Licio Gelli ha ottimi rapporti anche con il Sud America, soprattutto con l'Uruguay e con l'Argentina, dove conosce il presidente Juan Perón, che gli conferisce anche la più alta onorificenza del paese, la Croce di San Martín Libertador. Grazie ai suoi rapporti con il mondo economico e politico, e soprattutto con i servizi segreti di Uruguay e Argentina, Licio Gelli diventa consigliere economico, diplomatico e rappresentante d'affari con l'Italia. Molte delle persone che Licio Gelli conosce in Sud America entreranno nella P2, persone molto importanti, come l'ammiraglio Emilio Massera, tessera 1755, che prenderà il potere in Argentina assieme al generale Jorge Videla. Da Buenos Aires, Italo Moretti. Anche in Argentina la storia della P2 propone le pagine di un giallo. Dagli archivi del Ministero degli Esteri, di cui vediamo l'edificio, è scomparso il fascicolo intestato a Licio Gelli, accreditato fino al mese scorso dal governo argentino quale consigliere diplomatico per gli affari economici e commerciali a Roma. Alla metà degli anni 70 la P2 è diventata una loggia potentissima, con un grande numero di iscritti, molti di più di quelli che facevano parte dell'antica loggia Propaganda 1. La P2 rappresenta un fenomeno di devastazione della massoneria italiana, perché da quando la P2 diventa la sede privilegiata dei giochi di potere della massoneria italiana, si innesca un fenomeno corruttivo della massoneria italiana estremamente dannoso e pericoloso. Bisogna ricordare che vari gran maestri si occupano della P2 e cercano in qualche maniera anche di contenerne lo strapotere. Tuttavia l'influenza di Gelli continua per tutti gli anni 60, 70, 80 e anche oltre in una maniera, direi, terribile. Una tale concentrazione di potere non può passare inosservata, sia all'interno della massoneria che fuori.
Nella massoneria sono in molti a non vedere di buon occhio l'anomalia della P2, tanto che i maestri, riuniti nella Gran Loggia, decretano lo scioglimento della Loggia Propaganda 2. Ma non ci riescono. La P2 ne esce addirittura rafforzata nella sua indipendenza. E Licio Gelli, invece di essere esautorato, viene promosso al livello di maestro venerabile. Anche la stampa comincia ad occuparsi della P2, che gli chiede delle sue amicizie nel mondo politico italiano e internazionale. Licio Gelli risponde: per contare le mie amicizie ci vogliono gli elenchi telefonici di 3 nazioni. Ma non sono soltanto le idee politiche di Licio Gelli e della P2 a finire sui giornali. La Loggia finisce anche in cronaca nera, perché accadono alcune cose in quegli anni che portano i magistrati ad interessarsi di Licio Gelli. Ci sono i sequestri di persona compiuti dalla banda dei Marsigliesi. Ci sono gli atti di terrorismo delle versioni nera della strategia della tensione. Ci sono i tentativi di golpe e c'è anche l'omicidio di un magistrato, il giudice Vittorio Occorsio, di cui parleremo meglio. Informative, piste, connessioni portano spesso i magistrati ad intravedere dietro questi avvenimenti l'ombra nera della P2 e di Licio Gelli. Ad intravedere soltanto, naturalmente, siamo ancora a livello di ipotesi. I magistrati indagano, i giornalisti scrivono, ma non succede niente. Poi, nel 1981, indagando sui delitti di Michele Sindona, i sostituti procuratori, Turone e Colombo, fanno una perquisizione alla Giole di Castiglion Fibocchi. Trovano gli elenchi della P2, il presidente Forlani li pubblica e scoppia lo scandalo. Sia per quanto mi riguarda, ma anche per tutti gli altri colleghi, c'era la consapevolezza che stavamo scoprendo qualcosa di grave, di gravissimo, qualcosa che attentava alla Repubblica, alla democrazia, al senso delle cose che tutti conoscevamo. Cioè c'era questa organizzazione segreta fatta da tanti altissimi personaggi che manovrava nell'ombra e non si sapeva bene per che cosa, in che modo, quali erano i fini, quali erano i personaggi che in realtà avrebbero oggi o domani preso il potere da qualche parte. Insomma, ecco, in tutti c'era la sensazione che era il momento di lavorare duro, di lavorare seriamente, di lavorare perché era necessario scoprire tutto, il massimo. Il 24 luglio 1981 il governo forma un comitato di 3 giuristi per stabilire se la Loggia Propaganda 2 sia un'associazione segreta oppure no. Con che criteri avete stabilito che era segreta? Ma essenzialmente in base alla intenzione di rimanere occulta che si è rivelata negli appartenenti a questa associazione e soprattutto nell'intenzione di mantenere occulti gli elementi essenziali dell'associazione stessa, e cioè le autentiche finalità, l'organigramma e la stessa appartenenza. Per il comitato, la Loggia P2 è una società segreta. Nel luglio del 1981, il nuovo presidente del Consiglio, Giovanni Spadolini, propone lo scioglimento della P2 e una legge, la legge 17, che proibisce le società segrete. L'esigenza prioritaria dell'attuale governo sia quella di fare piena luce sull'affare P2 e di attivare tutte le procedure necessarie a sciogliere la loggia, rivelatasi un centro di affari e di inquinamento della vita nazionale occulto, perverso e corruttore. Il 31 ottobre la Corte Centrale del Grande Oriente d'Italia, una specie di tribunale massonico, decreta l'espulsione dalla massoneria di Licio Gelli. Le cose vanno avanti anche dal punto di vista giudiziario. Il 22 maggio la Procura di Milano spicca un mandato di cattura, ma già dal 25 marzo Licio Gelli è irreperibile. È sfiltrato, come si dice nel gergo dei servizi segreti. È uscito dall'Italia grazie ad un passaporto diplomatico ed è scomparso nel nulla.
dice Ogelli, è in Svizzera, a Ginevra. Prima nella villa del banchiere Umberto Ortolani, suo confratello della P2, poi all'Hotel President. E da laggiù resta ad osservare le vicende giudiziarie che riguardano lui e la sua P2, che sono abbastanza tortuose. Cosa succede? Succede che anche la Procura della Repubblica, gli uffici giudiziari di Roma, la Procura della Repubblica, apre un'indagine sulla P2. Mi pare di ricordare che siano state emesse e spedite varie comunicazioni giudiziarie, si chiamavano allora, mi pare, quelle che oggi si chiamano informazioni di garanzia, a una serie di persone, mi pare proprio coloro i cui nomi comparivano nelle liste, più o meno, magari non tutti. Cosa cambiava per noi? Cambiava che le persone che prima, avendo il nome che compariva nelle liste, potevano essere sentite come testimoni, nel momento in cui venivano coinvolte come persone sottoposte ad indagine, i testimoni non lo erano più e quindi avevano il diritto di astenersi da rispondere. Anche a Roma, infatti, si sta indagando su Licio Gelli e sulla loggia P2. Il giudice istruttore Domenico Sica e il procuratore generale Achille Gallucci sollevano un conflitto di competenza con Milano presso la Corte di Cassazione. C'è un giornalista che si chiama Mino Pecorelli che è stato ucciso. Tra le sue carte vengono ritrovati dei documenti della P2 a cui lui stesso apparteneva. Così la Procura di Roma richiede l'inchiesta sulla loggia, agganciandola a questa inchiesta di omicidio. Inoltre, la Procura di Milano stava indagando Licio Gelli per spionaggio, viste le sue frequentazioni con i servizi segreti. La Procura di Roma lo indaga per spionaggio militare, che è un pochino più grave. Il 2 settembre del 1981 la Corte di Cassazione si pronuncia sul conflitto di competenza e l'inchiesta sulla loggia Propaganda 2 da Milano passa a Roma. Le carte quindi vanno tutte a Roma. Lì, io penso sempre, per carità, con la buona fede di tutti, cosa succede? Succede che le notizie, che a noi parevano quelle di maggior rilievo, sono archiviate. Chi deve condurre le indagini, secondo il codice di procedura penale di quegli anni, è il giudice istruttore. La procura ridimensiona le accuse a Licio Gelli, soltanto truffa e millantato credito. Il giudice istruttore indaga su Licio Gelli e sui membri più influenti della loggia e nel marzo del 1983 emette un provvedimento di assoluzione nei confronti dei capigruppo della loggia, archiviando le indagini. Intanto Licio Gelli viene arrestato in Svizzera, in una banca. La stessa banca dalla quale aveva fatto alcuni versamenti su un conto corrente, il cui numero era anche tra le carte di Castiglion Fibocchi, che diventerà molto famoso, il conto protezione di Silvano Larini, nella disponibilità di Bettino Craxi. Questo conto protezione, che poi avrà degli sviluppi in Mani Pulite, si trovasse come indicazione nelle carte di Licio Gelli, mi fa pensare che se si fosse proseguito nelle indagini, se le carte fossero rimaste a Milano, forse Tangentopoli, il sistema della corruzione, lo si sarebbe scoperto molto prima, lo si sarebbe scoperto all'inizio degli anni Ottanta, invece che all'inizio degli anni Novanta. Ma questa è Tangentopoli e anche questa è una storia che abbiamo già raccontato. Chiuso nel carcere di Champdollon in Svizzera, raggiunto intanto da altre indagini sugli altri fatti su cui i magistrati vedono stendersi l'ombra nera della P2, nella notte tra il 9 e il 10 agosto 1983 Licio Gelli evade. Semplicemente paga alcune guardie e se ne va. Il processo a carico di Licio Gelli e della loggia P2 intanto prosegue. A sostenere l'accusa è il sostituto procuratore Elisabetta Cesqui, che però parte già con l'archiviazione richiesta dal giudice istruttore. Io ebbi le carte del processo, che poi sarà il processo P2, nel 1985. E credo che nel 1985 ormai i giochi fossero in qualche modo tutti fatti. Il sostituto procuratore Cesqui però va avanti.
Nel frattempo si è costituita una commissione parlamentare che sta scoprendo molte cose. E poi ci sono anche le varie altre inchieste sui misteri italiani, che stanno aggiungendo elementi inquietanti, che fanno ipotizzare che l'ombra della P2 e di Licio Gelli non si limiti soltanto a millantato credito e truffa. Per quanto riguarda le chiavi di interpretazione, si è detto per esempio la P2 era un partito occulto, la P2 era un servizio segreto occulto. Io ritenni allora che la chiave di interpretazione più aderente alle risultanze del processo, per quello che avevo io, fosse che la P2 agisse come una sorta di servizio segreto istituzionalmente deviato, cioè come una sorta di servizio di informazione che tesseva ricatti, rapporti, relazioni, elargiva favori e ne richiedeva, proprio per favorire una diversa articolazione del potere in violazione delle regole del corretto funzionamento delle istituzioni. Intanto, magicamente, Licio Gelli riappare. Dopo 4 anni di latitanza a Firenze e in una villa sulla Costa Azzurra, nel settembre del 1987 Licio Gelli si costituisce alle autorità svizzere. Licio Gelli, il misterioso gran maestro della loggia massonica P2, al centro di tante trame e vicende giudiziarie, è comparso davanti ai giudici di Ginevra per rispondere della fuga dal carcere di Chandelon. È stato condannato come tutti si attendevano, non potrà però essere estradato subito in Italia come era nelle generali previsioni. Il gran maestro della P2 per ora resta in carcere in Svizzera. Italia chiede l'estradizione per Licio Gelli e la Svizzera la concede a patto che non venga processato per reati di tipo associativo, che è un limite per il processo, dal momento che si ipotizza che Licio Gelli sia a capo di quella che il sostituto procuratore Cesqui definisce una sorta di servizio segreto istituzionalmente deviato. In Italia, Licio Gelli non va in carcere, ma a Parma, nel chiostro dell'antica Certosa, in una cella speciale, e poi a casa, agli arresti domiciliari per motivi di salute. Lei ha parlato della sua volontà di far chiarezza su tutto, a volto aperto. Ecco, questo è un impegno che si assume ora ufficialmente di fronte all'opinione pubblica, di fronte a questa telecamera. Certamente, lo sta assumendo. Un confronto a volto aperto? Certamente, li accetto completamente, ma da uomo libero. Quando poi troveranno qualcosa, una prova, e allora sì, io sconterò tutto quello che è previsto da quella prova. Nel 1991 il processo a Licio Gelli e alla loggia Propaganda 2 arriva in corte d'assise. Era una loggia nella quale raccoglieva tutti i grossi personaggi. Era una loggia che non ho ideato io, ma che è stata ideata dal gran maestro Lemmi nel 1880. Ma lei l'ha molto potenziata, diciamo. Certo, ma la sua direzione, certo che l'avevo potenziata. Generali, politici, certo, giornalisti. Certo che l'avevo potenziata, perché aveva... rispettava le finalità solidaristiche ispirate ai criteri della fratellanza massonica universale. Purtroppo c'è stato un forte accanimento, non so da chi, forse da mass media, che avevano l'interesse di distruggere questa loggia massonica, ma non aveva nessuno scopi eversivi, aveva soltanto scopi politici, nemmeno gli scopi politici, scopi pacifici aveva e umanitari. Nel 1994 la Corte d'Assise di Roma pronuncia la sentenza di primo grado. La loggia segreta P2 di Licio Gelli non cospirò contro lo Stato e quindi tutti assolti gli imputati per il reato più grave, quello appunto di cospirazione politica mediante associazione. Il processo di primo grado sulla loggia P2 si è così concluso con un verdetto che capovolge le conclusioni della commissione parlamentare. La procura presenta appello contro la sentenza e 2 anni dopo, nel 1996, la Corte d'Assise d'Appello di Roma pronuncia il verdetto che conferma la sentenza di assoluzione. Tutti assolti gli iscritti alla loggia massonica P2 accusati di cospirazione contro lo Stato. La sentenza è stata pronunciata questa mattina dalla seconda Corte d'Assise di Roma. Per il Tribunale, la loggia Propaganda 2 non era altro che un comitato d'affari che non ha mai minacciato le istituzioni. Sentenza che diventa definitiva, perché quando arriva la Cassazione, i reati sono già stati tutti prescritti. Dal punto di vista giudiziario, quindi, la loggia Propaganda 2
non è altro che una loggia massonica coperta, un'associazione privata, come tante altre. Però c'è chi non la pensa in questo modo. La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese. Il 9 dicembre del 1981 il Parlamento vota la costituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2, apta una donna, un parlamentare democristiano che si chiama Tina Anselmi. L'onorevole Tina Anselmi non è un personaggio molto conosciuto. È stata partigiana, poi maestra elementare e sindacalista. È entrata nella Democrazia Cristiana Veneta ed è stata eletta in Parlamento, dove ha fatto parte di alcune commissioni. Non è un personaggio molto noto, l'onorevole Anselmi, ma ha tutto quello che serve per dirigere una commissione difficile e importante come quella. È una persona per bene, è decisa e non guarda in faccia a nessuno. E così, ecco, questa donna a Palazzo San Macuto, che è nel cuore di Roma, si presentò la prima volta a tutti noi giornalisti senza raccontare granché, senza dire grandi cose. Disse soltanto: da domani credo che ci vedremo spesso, perché io sono presidente di questa commissione d'inchiesta e ho tutta l'intenzione di chiarire fino in fondo come sono andate le cose. Lo devo alla Repubblica. E così dicendo, aveva un'aria, come dire, come se fosse investita da non so quale messaggio divino, no? Era una cosa che diceva col cuore proprio. Infatti poi tante volte ci ha spiegato a noi cronisti: io come cittadina sono una qualunque, non conto niente, ma qui rappresento la Repubblica, qui rappresento la democrazia, rappresento tutti. Rappresento il popolo che mi ha eletto e quindi io andrò fino in fondo, costi quel costi. Le riunioni della commissione si tengono a Palazzo San Macuto, che spesso è assediato dai giornalisti. Un giorno Vladimiro Settimelli dell'Unità vede arrivare Tina Anselmi da una strada. Con sé ha una borsa piuttosto voluminosa e allora il giornalista le chiede cosa ci sia dentro. Carte importanti che si è portata a casa, magari per studiarle tutta la notte. Tina Anselmi apre la borsa e gli fa vedere il contenuto. Dentro c'è della carne e ci sono delle cipolle. Niente carte, dice, è andata a fare la spesa. Poi però entra a Palazzo San Macuto e fa il suo dovere di presidente della commissione. E lo fa bene. La lotta contro la P2, contro, come dire, gli attentati continui alla democrazia, alla democrazia repubblicana, era continua, quotidiana. E in questo devo dire che l'Anselmi Si è battuta come un leone. Io mi ricordo i primi tempi, lei ha avuto molte lettere di minaccia e molte lettere anonime. Poi ho visto che un giorno è cambiata completamente, perché finalmente erano cominciate ad arrivargli centinaia, migliaia di lettere di persone che dicevano: Anselmi, tu, partigiana, vai avanti, scopri questi farabutti, questi ladri, dai, vai avanti. E mi ricordo, una volta ho preso un taxi con lei, stavo andando da qualche parte, io ho colto il pretesto: posso venire con lei, il presidente? Sono salito e il tassista, appena l'ha riconosciuto, gli ha detto: vada avanti, presidente, e continui. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 continua i suoi lavori per 3 anni, fino al 1985. ...147 sedute con 198 audizioni di testimoni e collaboratori, 14 operazioni di polizia giudiziaria e una mole di alcune centinaia di migliaia di pagine di documenti prodotti. Davanti alla commissione sfilano ex ministri, generali, magistrati, banchieri e finanzieri, uomini dei servizi segreti e delle istituzioni, giornalisti. La seduta odierna è stata in pratica dedicata all'interrogatorio, quasi 6 ore, del professor Fabrizio Trecca, uno dei personaggi più chiacchierati della P2. Il suo nome appare come garante su varie domande di presentazione alla loggia di Licio Gelli ed è stato chiamato in causa anche in precedenti testimonianze. Non sono audizioni facili. Non tutte le persone chiamate a testimoniare collaborano volentieri e alcune poi non collaborano proprio per niente. Questo generale venne lì e fu fatto sedere, si accomodò,
E cominciò a raccontare alcune cose. Intanto smentì di essere iscritta alla P2, eccetera. E quella volta ho visto Tina Anselmi che perse le staffe e disse: signor generale, si alzi in piedi. Lei ha giurato fedeltà alla Repubblica. Come si permette di raccontare bugie? Noi qui rappresentiamo la Repubblica, rappresentiamo la gente che ci ha eletto, rappresentiamo la democrazia. Si vergogni. Si vergogni. Lei ha fatto un doppio giuramento e anche a Licio Gelli per la P2. Lei ha raccontato bugie, la dichiara in arresto. Vada per 4, 5, 6 ore o quanto vuole a riflettere. Carabinieri, portatelo via. Arrivarono i carabinieri, portarono via il generale, che fu accompagnato in una stanza a fianco, dove rimase per 6 ore. Poi finalmente tornò e ammise la verità. Sì, era vero, era iscritta alla P2, non pensava ci fosse niente di male. Sì, certo, era strano perché anche lui si era reso conto che, insomma, una buona metà degli uomini che lavoravano con lui al servizio segreto erano iscritti alla P2. Il compito della commissione parlamentare è dare risposta ad alcune domande. Cos'è la P2? Che influenza ha avuto nella vita democratica del nostro paese? C'entra qualcosa con alcuni brutti avvenimenti della nostra storia recente? Sì, perché a torto o a ragione, le indagini su molte stragi, omicidi politici e scandali finiscono spesso per imbattersi in Licio Gelli e alcuni uomini della sua loggia. C'è davvero l'ombra scura della P2 sui misteri italiani? La risposta principale, credo che dobbiamo dare, è quella di capire, di sapere se il potere di Gelli era anche il potere della P2, e se il potere della P2 e di Gelli è stato un potere occulto capace di influenzare e di dirigere la vita del nostro paese più del potere legittimo di chi ha avuto la rappresentanza del popolo a dirigere e a decidere per la vita del nostro paese. E quindi questo significa inseguire tutte le tracce di Gelli e della P2 negli avvenimenti che in questi ultimi 10 anni sono avvenuti nel nostro paese. Gelli e la P2 appaiono nell'Italicus, appaiono nella strage di Piazza Fontana, appaiono in alcune grandi fatti economici, sono dentro il problema del Corriere della Sera. Quindi, ecco, capire da che cosa derivava questo potere di Gelli e in che misura ha influenzato, se non condizionato, il potere legittimo nel nostro paese. Intanto ci sono gli scandali economici e finanziari in cui alcune delle persone presenti nelle liste della P2 vengono coinvolte dalle indagini, come per esempio gli scandali dei petroli che scoppiano alla metà degli anni 70. Uno dei 30 fascicoli sigillati trovati durante la perquisizione di Castiglion Fibocchi porta l'intestazione proprio di uno di quegli scandali, lo scandalo Eni Petromin. Ma ci sono scandali più complessi, con risvolti più inquietanti e protagonisti più invadenti, perché a stenderci sopra la sua ombra nera è la criminalità organizzata, è la mafia. Michele Sindona è un finanziere siciliano molto spregiudicato e molto intraprendente. Tessera P2 1612. Roberto Calvi, invece, è un banchiere che appartiene alla Milano Bene, quella degli affari e del lavoro. Tessera P2 1624. E anche Umberto Ortolani, tessera numero 1622, è un banchiere, molto legato al Sud America e al Vaticano. Ecco, secondo i magistrati, è proprio attraverso gli affari della banca privata di Michele Sindona e soprattutto attraverso quelli del prestigioso Banco Ambrosiano, diretto da Roberto Calvi, che passa l'economia occulta della P2, i suoi finanziamenti, le sue operazioni all'estero, soprattutto in Uruguay e in Argentina, il fiume di soldi che alimenta l'ombra scura sui misteri italiani. Ma non ci passano soltanto i soldi della P2 nelle banche di Michele Sindona e di Roberto Calvi. Ci passano anche i soldi dello IOR, la banca del Vaticano amministrata con altrettanta spregiudicatezza da un sacerdote, Monsignor Paul Casimir Marcinkus. E ci passano anche i soldi che Cosa Nostra, la mafia siciliana, vuole riciclare. È indiscutibile il fatto che negli anni 70 si vengono a creare delle contiguità tra settori deviati della massoneria e ambienti mafiosi. E cosa nota il fatto che un mafioso del calibro di Stefano Bontate
era affiliato alla massoneria. E in questa fase quindi la mafia utilizza la massoneria per avere una penetrazione negli ambienti della finanza, dell'economia, dell'imprenditoria e anche delle istituzioni. È una posizione scomoda, quella di Michele Sindona e di Roberto Calvi. Se perdono i soldi, se diventano pericolosi per quello che sanno, non rischiano soltanto il fallimento o la galera, rischiano la vita. Il marzo del 1986, Michele Sindona, rinchiuso nel carcere di Voghera, condannato per il crack della sua banca privata e anche per l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, l'uomo per bene, l'eroe borghese, fa colazione con un caffè avvelenato e muore. Il 17 giugno 1982, Roberto Calvi, nascosto a Londra per sfuggire ai mandati di cattura per il crack del Banco Ambrosiano, viene ucciso e impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra per simulare un suicidio. Nel 1992 Licio Gelli viene condannato dalla Corte d'Assise di Milano a 18 anni e 6 mesi per il crack del Banco Ambrosiano. 18 anni anche a Ortolani. Pene ridotte a 12 anni dalla Corte d'Assise d'Appello nel 1996 e confermate dalla Cassazione nel 1998. Poi ci sono i tentativi di colpo di Stato, come quello che nel dicembre del 1970 viene organizzato dal principe Junio Valerio Borghese. Il golpe borghese scatta nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, quando neofascisti di Ordine Nuovo Avanguardia Nazionale, uomini di Cosa Nostra e dell'Andrangheta, reparti militari dell'esercito e della Guardia Forestale, entrano nel palazzo del Ministero dell'Interno e si preparano ad occupare la sede della televisione, ad arrestare una serie di uomini politici tenuti sotto sorveglianza, tra cui il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat. Tutti pronti a Roma, ma anche in Toscana, in Valtellina, in Piemonte, a Venezia e a Milano. Poi, all'improvviso, controordine, il golpe non scatta. Il processo sul golpe borghese, che si concluderà nel 1984, affermerà che si è trattato di un golpe da operetta, un conciliabolo di 4-5 sessantenni nello studio di un commercialista. Ma nell'organigramma del golpe, secondo le inchieste dei magistrati, gli uomini iscritti alla P2 sarebbero tanti. Il compito di arrestare il presidente Giuseppe Saragat, secondo le informative dei servizi segreti presentate al processo, sarebbe stato affidato proprio a Licio Gelli. Non è l'unico tentativo di colpo di Stato su cui, secondo le indagini dei magistrati, si allungherebbe l'ombra di alcuni degli iscritti alla P2 di Licio Gelli. C'è anche il tentativo di colpo di Stato della Rosa dei Venti della primavera del 1973. E poi c'è il cosiddetto golpe bianco, progettato dal conte Edgardo Sogno nell'agosto del 1974, che vorrebbe imporre anche in Italia una repubblica presidenziale come quella di De Gaulle in Francia. Per scoprire trame avversive e progetti di colpo di Stato, negli altri paesi ci sono i servizi segreti. Ci sono anche in Italia naturalmente, ma in quegli anni molti uomini dei servizi e soprattutto molti dirigenti sono iscritti alla loggia P2. A qualcuno, ai magistrati e ai membri della commissione parlamentare d'inchiesta, viene il dubbio che non sempre le indagini siano così complete e così imparziali. È come per il golpe borghese, per esempio. All'inizio le informative sono tante, un malloppone, così l'hanno definito. Poi, dopo tagli e omissis, le informazioni diventano poche, un malloppino, l'hanno chiamato così. Ci sarà addirittura un uomo del SID, Tonino Labruna, iscritto alla P2 ovviamente, questo Labruna aveva registrato le dichiarazioni che un organizzatore di questi sommovimenti eversivi gli raccontava, convinto che si trattasse di un suo correo, di un suo complice. E quando verranno poi mandati questi nastri, spediti questi nastri alla magistratura, ci sarà una riunione presso il SID
nel corso della quale, presente il ministro Andreotti, verrà ordinato, questo racconta la Bruna e porterà i nastri al magistrato, verrà ordinato di cancellare alcuni nomi, e tra questi c'è il nome di Licio Gelli. L'ombra di Licio Gelli, di alcuni iscritti alla P2, sugli scandali finanziari e sui tentativi di golpe. Ma i magistrati e i membri della commissione parlamentare prendono anche in considerazione gli atti di terrorismo e le stragi fatto la storia d'Italia negli anni 70, gli anni della strategia della tensione. La primavera arriva piena di gioia di vivere. La primavera arriva carica di profumi e colori. La primavera arriva ricca di novità. Come le primizie del Zamore, i nuovi primi piatti con riso, cereali integrali e gustosi mix di verdure. Nutrienti, leggeri e con dentro tutta l'energia della natura. Primizie del Zamore, la primavera arriva quando lo decidi tu. Risparmia con Tiscali Unica. ADSL, telefono fisso e mobile e wi a soli 14,95 euro al mese. Chiama il 130, vai su tiscali.it nei punti vendita autorizzati e buffetti. Tiscali Unica, la strada è aperta. Nuova Golf, l'auto più venduta d'Europa. Oggi con impianto GPL gratuito fino al 31 ottobre. Volkswagen. Das Auto. Adesso se ne sveglia. Reggiti. Reggiti. Ti fidi di me. Ti fido di te. Questo è Sky HD. Chiama 02 70 70. Benvenuti a Parla con me. Ah, sono tornati. Questo è un programma che ha delle finalità culturali. La Dandini. Di qualcosa di sinistro. Vergassola. Scappa. E tutta la banda. Guarda, se parla con me, guardi. E sto parlando con te, infatti. Ospiti alti. Oh, gli ospiti. E che ospiti. Beh, prepariamoci allora, perché torna Parla con me. Dal martedì al venerdì, in seconda serata, su Rai 3. Sorridi anche tu. Non è successo niente. Questa settimana a Ulisse, indietro nel tempo, per esplorare la Terra e conoscere la vita di un dinosauro. Dai giganti terribili al gigante buono. Primo Carnera. E ancora saliremo sul tetto del mondo, in Himalaya. E spesso questi giganti si trasformano nelle scenografie di vere tragedie. Per raccontare una drammatica avventura sul K2. Infine a New York, tra i grattacieli più alti del mondo. Ulisse, il piacere della scoperta. Sabato alle 21.30, Rai 3. Il 12 dicembre del 1969, nella sede della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, esplode una bomba che uccide 17 persone e ne ferisce 89. Dopo false piste, ritardi nelle indagini, conflitti di competenza e veri e propri depistaggi, più di 30 anni di inchieste e di processi non riusciranno a condannare qualcuno per quella strada. Ma la sentenza definitiva, anche se non manda in galera nessuno, parla di depistaggi da parte dei nostri stessi servizi di informazione. I vertici dei servizi segreti di quegli anni erano composti interamente da uomini iscritti alla P2, dai generali Maletti e Miceli al capitano La Bruna a Federico Umberto D'Amato, che dirigeva il servizio segreto civile.
Poi ci sono altre bombe che tra il 74 e il 75 esplodono sui treni, soprattutto in Toscana. Una serie che ha il suo culmine con quella che esplode sull'espresso Roma-Monaco di Baviera, Italicus, all'altezza di San Benedetto Val di Sambro, tra Bologna e Firenze, ammazzando 14 e 22. I sospetti dei magistrati si orientano su un gruppo di neofascisti toscani che alla fine della solita lunghissima trafila di processi verranno assolti. Per quanto riguarda gli attentati, e quello dell'Italicus in particolare, la commissione parlamentare d'inchiesta ritiene responsabili Licio Gelli e alcuni degli uomini iscritti alla P2, non dal punto di vista giudiziario, ma da quello storico-politico, quale essenziale retroterra, morale, economico e organizzativo, cioè di aver ispirato, finanziato e organizzato. Si affermavano nella seconda metà degli anni 70 dei movimenti cosiddetti di spontaneismo armato che contestavano e criticavano l'approccio dei movimenti tradizionali dell'estrema destra e che per la prima volta si avviavano ad un vero e proprio confronto, contrasto armato nei confronti dello Stato, mentre fino a quel momento l'estrema destra era stata responsabile più che altro di attività di tipo stragistico finalizzato a determinare dei mutamenti istituzionali nel paese. Vi erano molti punti di connessione tra questi due filoni e un elemento che è stato oggetto di tante investigazioni, di tanto lavoro investigativo, erano appunto i rapporti tra esponenti dell'uno e dell'altro filone con appartenenti, con persone che facevano riferimento appunto alla loggia Propaganda 2. E poi c'è un altro bruttissimo episodio a cui vengono legati Licio Gelli e alcuni degli iscritti alla sua loggia. Un'altra bomba. Quella alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Morti e più di 200 feriti che saltano per aria nella sala d'aspetto di seconda classe, mentre aspettano il treno sul primo binario, nel buffet della stazione o nel piazzale davanti. Per quella strage sono stati condannati con sentenza definitiva gli estremisti di destra Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. A partire dalle prime ore successive alla strage di Bologna avvengono questi depistaggi, ripeto, e si protrarranno per anni e anni. Il più grave è quello che avviene 5 mesi dopo la strage, quando sul treno Taranto-Milano, nella stazione di Bologna, viene trovata una valigia contenente un mitra, due biglietti di viaggio e esplosivo della stessa conformazione di quello usato in occasione della strage del 2 agosto. È un depistaggio per spostare le indagini sulla cosiddetta pista internazionale che dovrebbe portare a un terrorista tedesco e a uno francese. A mettere la borsa sul treno è stato un sottufficiale dei carabinieri, su ordine del colonnello Giuseppe Belmonte e del suo superiore, il generale Pietro Musumeci, che comanda l'ufficio sicurezza del SISMI. Tessera P2, numero 1604. Le indagini dei magistrati coinvolgono anche il generale Giuseppe Santovito, il capo del SISMI, tessera P2 1630, superiore di Musumeci e Belmonte, e anche un signore che si chiama Francesco Pazienza. Ecco, Francesco Pazienza è un personaggio molto particolare. Troviamo Francesco Pazienza, uomo che non aveva neanche svolto il servizio militare, al vertice del nostro servizio segreto militare. Naturalmente era sconosciuto a tutti, ma era un uomo potentissimo. Verrà condannato per peculato in quanto consentiva ad un ricercato di mafia, per mafia, un latitante per mafia, braccio destro di Pippo Calò, di viaggiare sui nostri aerei militari
con un falso nome, sotto un nome falso di copertura. Verrà condannato per un'altra serie di malefatte e verrà condannato anche per il crack dell'Ambrosiano, per il crack dell'Ascofin e così via. Licio Gelli viene condannato con sentenza definitiva nel 1995 a 10 anni per aver depistato le indagini sulla strage della... Assieme a lui vengono condannati anche Francesco Pazienza, 10 anni, il generale Musumeci, 8 anni e 5 mesi, e il colonnello Belmonte, 7 anni e 11 mesi. Sono loro che hanno reso difficile e in parte impedito l'accertamento della verità sulla morte di 85 persone e il ferimento di più di 200. Stragi, tentativi di colpi di Stato, scandali finanziari. Secondo i magistrati e secondo i membri della commissione parlamentare, l'ombra nera di Licio Gelli e di alcuni iscritti alla P2 si estenderebbe anche sull'omicidio di Mino Pecorelli. Giornalista, tessera numero 1750, Mino Pecorelli è il titolare di un'agenzia di stampa che si chiama OP, Osservatorio Politico. L'osservatorio politico di Mino Pecorelli è sempre ben informato, ha notizie riservate, dossier e scoop su molti personaggi, personaggi molto importanti come Giulio Andreotti. All'inizio Mino Pecorelli pubblica notizie scottanti anche su Licio Gelli, poi viene contattato dal maestro venerabile ed entra nella P2. Sono in molti ad essere attaccati dalle rivelazioni di OP, soprattutto i nemici di Licio Gelli. Poi, una sera di marzo del 1979, Mino Pecorelli esce dalla redazione di OP, entra in macchina e qualcuno gli spara addosso 4 colpi di pistola, uccidendolo. Perché viene ammazzato Mino Pecorelli? Le ipotesi sono tante. Una delle ipotesi è quella che Mino Pecorelli stesse per pubblicare alcune carte compromettenti scritte da Aldo Moro durante la sua prigionia in un covo delle Brigate Rosse. Ecco, anche il caso Moro è uno di quei misteri italiani su cui si allunga l'ombra di alcuni degli iscritti alla P2 di Licio Gelli. Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapiscono il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e uccidono gli agenti della sua scorta. Dopo 55 giorni di prigionia, il 9 maggio, il corpo del presidente Moro viene fatto ritrovare nel bagagliaio di un'auto parcheggiata nel centro di Roma. Cosa c'entra la P2? C'entra. Una cosa che impressionò molto Tinanzi Elmi fu ovviamente la vicenda Moro. Quando scoprì fra le carte, perché studiava queste montagne di carte notte e giorno, scoprì che tutti quelli che facevano parte al Ministero dell'Interno della commissione tecnica che operava nei 55 giorni della tragedia di Moro per controllare le strade, per organizzare i controlli alle frontiere, per mobilitare questo o quel corpo militare, erano tutti iscritti alla P2, tutti, non ce n'era uno che non fosse iscritto. Certo, devo anche dire che sorprendentemente, dopo un po' di mesi, quell'elenco di personaggi iscritti alla P2 che lavoravano al Ministero dell'Interno sparì. Non l'abbiamo mai più trovato. Tutte queste presenze, tutte queste relazioni, tutte queste coincidenze si chiedono i magistrati e i membri della commissione parlamentare presieduta da Tina Anselmi. Sono soltanto un caso? È soltanto perché la P2 è talmente estesa nei settori importanti della società che comunque ti giri, ti imbatti in uno dei suoi membri? Oppure esiste un progetto comune? Esiste un piano? Perché tra i documenti sequestrati a Licio Gelli, un progetto, un'idea d'Italia, c'è.
Nel luglio del 1981, quando Licio Gelli è ancora un latitante inseguito dai mandati di cattura dei sostituti procuratori Turone e Colombo, la figlia di Gelli viene fermata all'aeroporto di Fiumicino per un controllo doganale. Nel sotto della figlia di Licio Gelli c'è un altro documento molto importante. Si chiama Piano di Rinascita Democratica ed elenca una serie di riforme, obiettivi li chiama il piano, dello Stato, della politica e della società italiana. Uno dei momenti più importanti dell'attività della P2 è sicuramente il piano rinascita, un progetto politico, economico, finanziario, mediatico, istituzionale che ha la sua genesi nel 74 ed è in quel periodo che Gelli, sicuramente di concerto con gli americani e con una serie di ambienti politici atlantici, mette giù questo progetto, che è un progetto di presa di potere in Italia che si concretizza sotto più aspetti: piazzare degli uomini all'interno delle istituzioni, dei principali partiti, dei giornali, aprire il mercato televisivo a soggetti esterni alla RAI, cosa che poi puntualmente avverrà, avere uomini nella finanza, creare un sistema politico di impronta presidenziale con qualche vena anche di carattere autoritario. La premessa del piano insiste soprattutto su una parola, democratica, e specifica che non si intende sovvertire l'ordine costituito o muoversi al di fuori della Costituzione. Però il tono e soprattutto i contenuti che esprime fanno pensare a qualcosa di diverso. Soprattutto quando all'elenco degli obiettivi, che sono i partiti democratici, i sindacati, la stampa, il governo e il Parlamento, segue l'indicazione che sarebbero sufficienti non più di 30-40 miliardi per permettere ad alcuni uomini di buona volontà e ben selezionati di accedere alle posizioni necessarie per il loro controllo. Voi però avevate scritto anche un programma politico, il piano di rinascita democratica, che prevedeva diverse cose, che andava dalla Presidenza della Repubblica, ai giornali, alla RAI, alla magistratura, ai sindacati. Ma vede, non era uno scopo proprio di loggia massonica? Non è un piano primavera, quelli erano semplicemente degli appunti. Appunti organici. Ma li darò appunti di cui mi nascevano determinate, o ci nascevano determinate idee, si raccoglievano. Lei, io non credo che sia reato per ogni cittadino fare degli appunti per migliorare le strutture dello Stato. Ecco, ma credo... questi appunti lei con chi li ha scritti? Ma con degli amici si scrivevano, se ci fosse stato anche lei l'avrei scritto anche con lei. Lei fa parte della RAI, mi sarei fatto dare uno spunto come vedeva l'organizzazione o la riforma della RAI. Beh, però non chiamò a me per fare questo. Disgraziatamente, perché non l'abbiamo incontrato, perché forse doveva essere molto giovane. In Italia i giornali e le riviste sono sempre stati proprietà di gruppi economici e di famiglie. Il gruppo della famiglia Rizzoli possiede un gran numero di periodici che nel 1974 vuole accrescere con l'acquisto del Corriere della Sera. Lo sforzo però è grosso. Il gruppo Rizzoli ha fatto il passo più lungo della gamba e si riempie di debiti. Al momento di ottenere prestiti, però, i finanziatori si tirano indietro e le banche, molti direttori sono della P2, non ci stanno. È allora che si fanno avanti Licio Gelli e alcuni degli iscritti alla sua loggia, come Roberto Calvi, che porta i soldi del Banco Ambrosiano, e Umberto Ortolani, che porta quelli dello IOR. In quell'occasione mi arrivarono tre righe in cui fu detto: queste sono le nostre condizioni, prendere o lasciare. Se lei avesse lasciato, che cosa sarebbe successo? Ma io penso che l'Ambrosiano aveva in mano i fili che reggevano la vita della Rizzoli. Se io avessi detto di no, l'Ambrosiano avrebbe proseguito nella sua
diciamo, della sua brutale aggressione all'azienda, portandola fino alle conseguenze estreme. Angelo Rizzoli, il titolare del gruppo, entra nella P2 e tutto si risolve. Anche se praticamente i consigli di amministrazione della Rizzoli e del Corriere della Sera passano nelle mani degli uomini della P2. La situazione poi apparentemente rimane normale, Ottone rimane direttore, il Corriere già incomincia a perdere colpi, scompaiono le inchieste sulla Montedison, Ottone a fatica mantiene la sua linea di giornale di tipo anglosassone indipendente, questa è la verità, finché nel 1977 viene a compimento l'ingresso vero e proprio della P2. La linea del giornale cambia radicalmente. Cambia anche il direttore, che diventa un bravo giornalista che conosce bene il Corriere, come Franco Di Bella, ma che è anche iscritto alla P2, tessera 1887. Arrivano nuovi collaboratori, molti dei quali sono iscritti alla P2, mentre per altri giornalisti di diverso orientamento la vita si fa difficile. Sembra che interi argomenti di attualità, che però non sono in linea con gli interessi degli amici di Licio Gelli, scompaiono dal giornale. Ci sono i mondiali di calcio a Buenos Aires. Viene chiamato Biagi, si prepara il suo viaggio, poi però lo chiama Di Bella il direttore e gli dice: guarda che però tu non puoi scrivere altro che di calcio, delle partite. Biagi rimane un po' perplesso e dice: ma io so che in Argentina sono in corso delle cose drammatiche, come faccio a non vedere quello? Morale della favola, Biagi rifiuta, non va. Arriva anche Licio Gelli sul Corriere della Sera. Il 5 ottobre 1980, in terza pagina e in grande evidenza, viene pubblicata un'intervista di Maurizio Costanzo, tessera P2 1819, in cui Licio Gelli espone la sua visione della politica italiana e i suoi auspici per il paese. Intervista al signor P2, il fascino discreto del potere. Così si intitola l'intervista. Dall'esterno del giornale arrivava un appunto, una scaletta, come chiamiamo noi giornalisti. Il direttore chiamava un editorialista innocente, per la verità, che era un estensore di questi concetti. Erano due o tre cartelline che venivano sviluppate per preparare un terreno a una svolta nel paese autoritario. Questo è indubbio. Una cosa degna di nota è la comparsa improvvisa nel Corriere della Sera di articoli presentati come articoli editoriali importanti, perché conta anche il tipo di carattere, la collocazione, firmati Silvio Berlusconi. Questo nel 78, un paio di mesi dopo quella che risulta essere l'iscrizione di Silvio Berlusconi nelle liste. Poi il Banco Ambrosiano, coinvolto negli affari della P2, tra cui anche altre costose avventure editoriali, crolla. Vengono scoperti gli elenchi degli iscritti alla loggia, scoppia lo scandalo che sappiamo e il Corriere della Sera esce dall'influenza di Licio Gelli. Questo del Corriere della Sera, una delle operazioni che hanno meglio indicato che cos'è la P2, cioè non come qualcuno ha voluto far capire, una specie di confraternita che non aveva assolutamente altri scopi se non quello appunto esoterico proprio della massoneria, perché l'operazione del Corriere della Sera mostra che la P2 ha voluto far politica. Non si acquista una testata del valore del Corriere della Sera se non si hanno obiettivi politici da raggiungere. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, presieduta dall'onorevole Tina Anselmi, chiude i suoi lavori nel 1985. Le domande a cui dare risposta sono tante e sono difficili. Una soprattutto: cos'è la P2? Anche con una certa fatica, infatti, la commissione P2 arrivò alla quella che io ritengo la definizione più giusta. Cioè, non si trattava soltanto di gente che entrava in contatto per avere qualche raccomandazione. Cioè, non era una specie di trasmissione dei raccomandati e nemmeno per fare degli affari. Naturalmente la raccomandazione c'era, ma in che contesto? In un contesto ben più alto e pericoloso, cioè nel contesto di una associazione segreta, come dice poi nella parte finale la commissione P2,
che promuove nei vari gangli fondamentali della vita statale, della vita economica e della vita militare uomini che dovevano essere adatti a prendere il potere e a indirizzarlo. Il giudizio della relazione di maggioranza firmata da Tina Anselmi è molto duro. Sottolinea l'assoluto rilievo che la loggia P2 ha rivestito nelle vicende della vita nazionale. Un fenomeno di ampiezza e gravità eccezionali, che agiva secondo un complesso disegno politico che si adattava plasticamente alla situazione politica ufficiale. Un cinismo di opere e di progetti che agiva, secondo la Commissione Anselmi, seguendo la massima gattopardesca che bisogna che tutto cambi perché tutto resti com'era. Questo secondo la relazione della Commissione, naturalmente. Il Ciogelli è a casa sua, a Villa Vanda, agli arresti domiciliari, in attesa della sentenza di Cassazione sul crack del Banco Ambrosiano e anche di altri procedimenti che lo riguardano, come quello per il depistaggio per la strage di Bologna. Una sera di aprile del 1998, Licio Gelli va a cena in un lussuoso ristorante nei pressi di Castiglion Fibocchi, assieme alla sua famiglia. Poi monta in macchina e scompare di nuovo, senza problema, dal momento che i suoi arresti domiciliari non sono sorvegliati da nessuno. Licio Gelli è sparito, doveva scontare una pena di 8 anni e 6 mesi resa definitiva dalla Cassazione per concorso nella bancarotta del vecchio Banco Ambrosiano. Da latitante, Licio Gelli rilascia interviste e dichiarazioni come al solito. Dice anche di aspirare al premio Nobel per la letteratura per le sue poesie e c'è anche chi fonda un comitato apposta per questo. Appare anche una sua fotografia che sembra far pensare che si trovi a Belgrado, in Serbia, ma è un depistaggio. In realtà Licio Gelli è a Cannes, in Francia, dove la polizia francese, in collaborazione con quella italiana, lo arresta nell'ottobre del 1998. Buonasera dal TG2. Era scomparso poco più di 4 mesi fa, esattamente il 4 maggio. Oggi il fermo in Francia, sulla Costa Azzurra. Licio Gelli è stato sorpreso a Cannes insieme alla sua compagna e dopo che la polizia aveva pedinato figlio e nuora. Dopo il fermo, l'ex maestro venerabile ha accusato un malore ed è stato subito ricoverato all'ospedale di Nizza. Licio Gelli finisce in carcere, a San Vittore, ma ci resta poco. È malato, dice, e lo afferma anche una campagna stampa. Vogliono farlo morire in carcere, titola il quotidiano La Nazione. Così Licio Gelli viene trasferito in ospedale e poi a casa sua, a Villa Vanda, dove recentemente ha festeggiato i 90 anni. Che dovrebbe chiedere copyright a Silvio Berlusconi perché pare che il programma di governo è copiato. I diritti non me li danno. Ma lo chiederà o si sente appagato dal fatto che... Questo bisogna chiedere a lui. No, a lei chiedo. Io mi sento sì appagato perché io questi fatti io li abbiamo scritti nel 75 e quel piano sarebbe attuale anche oggi. Non come oggi, perché oggi non c'è un governo. Oggi vediamo dei fantocci che eventualmente fanno scorrono sulle passarelle come le veline, eventualmente insultandosi e rinviando. Perché poi non sanno governare. Sono uomini che non hanno attributi, scusi lei. D'altra parte è questo il fatto. Perché chi ha la maggioranza deve comandare. Adesso Licio Gelli è un libero cittadino che ha scontato interamente la sua pena, quasi tutta a casa sua. Scrive le sue poesie, coltiva le sue relazioni e tiene una rubrica su una TV privata in cui commenta la storia d'Italia, passata e presente. Quando sono arrivato dopo a Pistoia, ricevetti dal federale una comunicazione che Mussolini desiderava incontrarmi. Sono stato a Roma, sono andato a Palazzo Venezia. Le dirò questo, ebbi una grande emozione quando mi ha stretto la mano e quando mi ha abbracciato chiedendomi dopo che la mia famiglia aveva dato già un grosso contributo alla causa fascista e che cosa avrei voluto e desiderato fare. Io le dissi servire il partito. La storia di Licio Gelli
una volta protagonista e adesso testimone di una vicenda sulla quale, come molti altri personaggi dei misteri italiani che abbiamo anche già sentito, può dire tutto quello che vuole, e lo dice, senza che ci sia una smentita o una reazione, la storia di Licio Gelli finisce qui. I dubbi però e le domande rimangono. Il primo dubbio è questo: che cos'era esattamente la loggia Propaganda 2? Secondo il Tribunale di Roma, che processa la loggia, sarebbe soltanto un'associazione di persone molto in vista che volevano solo concludere qualche affare. Quando io ho chiesto a Gelli, ma perché il generale Tizio veniva alla Giole? E Gelli mi guardava e rispondeva, beh, avevamo ottimi prezzi, lui veniva a comprarsi i vestiti con lo sconto. Cioè, queste erano le sue risposte. Cioè, un generale dei servizi segreti, 3 colonnelli e 10 marescialli, andavano là per comprarsi il vestito con lo sconto. Era tutto ridicolo, era tutto folle, anche perché poi dalle carte risultava ben altro. Secondo la Commissione Anselmi, e anche secondo alcune sentenze specifiche, come quella sulla strage di Bologna, la loggia P2 sarebbe stata anche qualcos'altro e alcuni dei suoi iscritti se ne sarebbero serviti per cose molto discutibili, di più, dei veri e propri crimini, i peggiori che si possano immaginare. Cos'era allora la P2? Il ponte di comando? La cabina di regia di quasi tutti i misteri italiani, come vorrebbe certa dietrologia? Io non credo che la P2 sia mai riuscita veramente ad agire come centro strategico di comando. Credo che piuttosto, anche se le intenzioni in questo senso magari non mancavano, ma sostanzialmente la P2 ha svolto prevalentemente un compito di mediazione politica all'interno di un campo attraversato da molti conflitti. Un punto d'incontro, una camera di compensazione di interessi, relazioni, protezioni e omertà, così dice la relazione Anselmi, in cui si incontrano poteri forti e interessi diversi per controllare e condizionare quello che succede in Italia, a volte anche provocarlo. Uno strumento neutro per operazioni di controllo e di condizionamento, sempre secondo la Commissione Anselmi. Semplice comitato d'affari o camera di compensazione di brutti interessi, anche criminali. E se così fosse, e questo è l'altro dubbio, questi interessi sarebbero soltanto interessi italiani? Mi cominciai a domandare se invece la P2 non fosse un centro di irradiazione dell'oltranzismo atlantico e quindi di un anticomunismo viscerale. Un modo cioè con cui circoli vicino alle intelligence americane cercavano di influenzare le vicende politiche, economiche italiane in una logica però coerente alla logica imperiale degli Stati Uniti e quindi in funzione anticomunista. Altra domanda. Ma poi, era veramente Licio Gelli e soltanto Licio Gelli il capo della P2? Ammettendo per un momento che la loggia Propaganda 2 fosse di più di un semplice comitato d'affari, che avesse un respiro internazionale e una vocazione atlantica. Sarebbe soltanto lui, Licio Gelli, il grande vecchio, il grande burattinaio? Gelli, secondo lei oggi c'è ancora una P2 o l'idea della P2 è ancora viva? Ma no, la P2 è irripetibile, è stato il fiore dell'occhio, è stato il fiore all'occhiello della massoneria italiana e mondiale. I primi a porsi la domanda su chi potesse esserci ai vertici della P2 erano stati i propri membri della Commissione Anselmi. È ragionevole chiedersi, dicono, se non esista una sproporzione tra l'operazione complessiva e il personaggio Licio Gelli, che in fondo, per quanto brillante, abile e astuto sia, è sempre un uomo solo e anche con molti limiti personali e culturali. La Commissione ha un'idea e la spiega con una metafora geometrica. La P2 veniva descritta come una piramide, una struttura piramidale al cui vertice c'era Licio Gelli e che però presupponeva un'altra piramide rovesciata, non ben definita, e poneva l'interrogativo di chi fosse il vertice basso della piramide rovesciata e quindi l'interfaccia di Gelli. Ma sopra Licio Gelli, secondo la Commissione Anselmi, ci sarebbe un'altra piramide rovesciata. In alto i poteri forti, gli interessi,
i gruppi anche internazionali che si servono della loggia. E in fondo il vertice, l'uomo che fa da collegamento con Licio Gelli e il resto della P2. Ma è difficile fare dei nomi, dare delle valutazioni. Io credo che si può... l'unico nome che è emerso, poi non è stato naturalmente suffragato da prove sufficienti, è quello di Andreotti, cioè la moglie di Calvi ha dichiarato a un certo punto che Andreotti era il vero padrone a P2. Però è indubbio che se si legge il piano di rinascita, il piano di rinascita è scritto da uomini politici, istituzionalisti, economisti, che dovevano essere in quel momento parti integranti dei partiti più importanti che governavano il paese. La nostra storia di ombre non può che finire qui. E proprio perché è una storia di ombre che nascondono, che confondono e che fanno perdere tutti i punti di riferimento, anche i magistrati e anche gli investigatori. Tutti tranne uno, il buonsenso, quello che mette in fila i fatti e che anche in questa strana storia di liste e di poteri, di generali e di piani, di trame e di delitti, alla fine forse ci fa capire qualcosa e soprattutto ci fa ricordare.